Oggi noi siamo arrivati gli ultimi alla presentazione di questa lista, ma l'abbiamo fatto volutamente proprio perché abbiamo lavorato certosino per cercare di completare fino alla lista e presentare alla stampa la lista quasi più completa. Stiamo ancora lavorando, siamo in fase di ultimazione del quadro per l'ultimazione della chiusura della lista, ma è giusto che comunque dovevamo già presentarla perché sono uscite quasi tutte. Il nostro punto di forza e la nostra scelta su Salvo Veneziano è stata legata solo ed esclusivamente ad un fatto logico. Noi siamo uomini di centrodestra, siamo stati sempre col centrodestra, siamo di centrodestra, riconosciamo in Salvo Veneziano una persona di centrodestra. La seconda cosa che abbiamo puntato e abbiamo visto è stato il fatto che comunque dovevamo cercare una persona coerente. Non è facile trovare oggi in politica la coerenza. Noi abbiamo visto in Salvo Veneziano la persona coerente perché comunque inizia un percorso e non fa il transumante dopo 15 giorni, 20 giorni, ma rimane fermo sulle linee e non è facile che si fa comprare come non l'ha fatto, non l'ha fatto in 15 anni e speriamo che non lo farà neanche dopo. Abbiamo visto in Salvo Veneziano la persona più trasparente, più limpida, più pulita, e lì abbiamo pensato che rispetto ai candidati che c'erano, rispetto alle nostre ideologie, rispetto alle nostre prospettive, rispetto alla nostra volontà di città, dimensione di città, Salvo Veneziano e la coalizione tutta che si è creata, non ci riconosciamo come persone, come coglionettino, una squadra che può essere a fianco di questa coalizione. Oggi siamo qui per presentare, oltre a dichiarare ufficialmente il supporto al nostro candidato sindaco Salvo Veneziano, a presentare il nostro simbolo, la nostra squadra, la nostra lista, che è Orgoglio Nemico. Una lista che comunque abbiamo fatto il possibile per essere, non fermarci solo ed esclusivamente a quello che ci dice la norma sul voto di genere e puntare sulle sei preferenze, sulle sei presenze femminili, ma bensì di farla quasi per metà, o per dare sfogo, per dire che la donna all'interno della lista non è solo una questione di immagine solo perché lo impone la legge, ma per noi è fondamentale perché è un portatore di idee importanti. Oggi noi presenteremo tutti i candidati, io ci tengo a precisare il mio ruolo nella lista, io credo nella rinascita di questa città dopo questa amministrazione e cerco di un gruppo di persone come Corrado Pagano, Vippo Bosco e altre persone che abbiamo iniziato questo percorso dal primo giorno e individuiamo la figura di Salvo Veneziano al sindaco, ma faccio subito una premessa che io non sono né candidato al Consiglio Comunale né candidato a ricoprire una carica di assessore, ruoli di sottogoverno e quant'altro. La mia è solo ed esclusivamente mettere sul tavolo la mia esperienza, perché comunque ho fatto quella piccola esperienza, l'ho fatta, mi devo di aver fatto tanto per la città, per quello che avevo in quel momento, perché il Paragucci porta un nome e cognome, e le pedane di Sardegna e tante altre cose che non mi soffermo qui a dire, perché oggi questo è per noi un momento importante, solo di presentare la nostra squadra, poi quando andremo nei programmi, quando andremo nelle piazze, ricordiamo alla gente cosa abbiamo fatto e cosa hanno fatto gli altri. Per noi oggi è importante far conoscere la gente, i nostri candidati, la nostra idea e soprattutto ci tengo a precisare questo messaggio che io non sono candidato a niente, non voglio niente, sono solo qui a coordinare e a portare questa squadra a raggiungere un risultato importante perché è quello che ci siamo comunque impegnati a fare e portare la coalizione di Salvo Veneziano a sindaco. E direi di iniziare già con la presentazione dei candidati. Iniziamo da Andrea Portonieri, poi presentate voi così facciamo già un piccolo discorso e poi possiamo un po' breve. Presente, Portonieri, presente, Andrea Portonieri. E poi dopo la parte di questa squadra con Francesco, tra l'altro ho già avuto modo di lavorare con la precedente amministrazione in seno alla vecchia amministrazione e confidiamo con Salvatore Veneziano per cercare di prendere in mano la città e cominciare un nuovo posto per la città. Grazie.
Fannulli, ora ci conosciamo tutti, sono con... mi trovo qua, sono le prime esperienze politiche, forse la prima in assoluto. E sono contento di correre accanto a Salvatore Renziano perché è una persona che reputo, oltre a un amico, una persona coerente, pulita e che si è messa sempre al servizio degli altri. E poi soprattutto è parte della squadra di Francesco Carisca, perché è una persona con cui abbiamo sempre parlato di questo progetto e sono contento di stare insieme a tutti gli altri. Castella Francesco, ho 25 anni e sono nato a Noto e cresciuto a Noto, sono orgoglioso di essere netino e la mia, come quella del signor Mollica, è la prima esperienza politica. La scelta di voglio netino, giustamente sono orgoglioso di essere netino, quindi non potevo andare in un altro gruppo e non potevo andare con altre persone diverse da Salvo Veneziano, in quanto è una persona corretto, trasparente, di grandi come c'è da voi. Quindi noi stiamo portando un sindaco che non è semplicemente una persona trasparente, ma una persona che veramente può portare avanti idee perché si pone sempre come parte integrale di un gruppo, che ci sprona, che ci aiuta. Insomma, sono abbastanza orgoglioso di comunque fare parte di questo gruppo che è fatto non solo di persone nuove come me che quindi possono portare idee nuove, nuovi modi di vedere le cose, ma anche di avere accanto persone che comunque hanno già fatto le loro esperienze politiche come Marconieri, come e molti altri. Parlavo pagando, alla gioventù abbiniamo l'esperienza, lo posso dire perché da molto tempo ormai che ci mettiamo in gioco ogni 5 anni, io mi pare che ho aderito da subito al progetto veneziano, senza dubbi, non ho fatto altri giri, proprio Salvo lo sa, perché ho aderito al progetto di Salvo Veneziano, semplicemente perché è quello che mi ispira più fiducia e devo dire che sarà ed è il candidato di tutti della collegialità, lo dico sempre, non è un uomo solo al comando, gli altri sanno fare tutto loro, prendiamo il nostro sindaco Bonfanti, dove l'abbiamo tenuto non lo so, visto che sa fare tutto lui, lo sa fare bene secondo la sua modesta opinione. L'altro candidato a sindaco che va per la maggiore, devo dire che sarà nel caso in cui dovesse vincere, ma credo che non lo farà, una gestione familiare del potere nella città. Quindi ho escluso le altre candidature e ho aderito subito a questa. Mi pare che i presupposti dalle varie riunioni che abbiamo fatto, convention, chiamandolo così, ci sono tutti i presupposti per vincere la partita. Non dico che sarà facile perché di campagna elettorale ne abbiamo avuto tanta esperienza, però dico che i presupposti ci sono e con il piccolo contributo che dobbiamo dare tutti, credo che alla fine, credo che ce la faremo. No, sarei anche per me questa è la prima esperienza, io mi voglio rilanciare a quello che hanno detto gli altri candidati, che è la forza maggiore che mi ha spinto, mi ha portato a fare questa esperienza. È quella di dare per quello che posso un contributo, una mano al candidato Salvo. Grazie. Sono in piedi, sono Cristianette, anche per me è la prima esperienza politica, ma sto qui a dire del perché mi sono candidata, perché ho scelto questa squadra, perché si capisce. Spero soltanto che questa campagna elettorale sia leale, corretta, appassionata, come riconosco queste qualità in Salvo Veneziano. Non voglio tediarvi, lascio subito la parola alla mia. Buonasera a tutti, io mi chiamo Laura Ralicata, ho 36 anni e per anni ho vissuto lontano dal mio paese. Al mio ritorno ho sentito il desiderio di voler dare il mio piccolo contributo per la nostra città. Dunque, mi metto in primo piano, ci metto la faccia per questo candidato a sindaco, Salvo Veneziano, perché è una persona seria, corretta, competente e perché sono legata alla sua linea politica. Condivido la sua linea politica, scusate. E sono certa che lui sarà il miglior rappresentante per sviluppare, per arricchire Noto e per renderla migliore. Io sono Carrarella Salvatrice, innanzitutto voglio dire che sono netina nel cuore ed è per questo che mi voglio proporre al servizio dei miei concittadini ed è anche per questo che ho scelto Salvo Veneziano, perché è una persona leale, sincera,
sa fare il suo lavoro e è onesta soprattutto. Io penso che insieme potremmo fare qualcosa di buono per questa città. Non vi dico, non facciamo promesse perché le promesse le hanno fatte in tanti e non hanno mai portato a niente, però possiamo dare un contributo a rendere migliore questa città. Siamo gli ultimi come presentazione della lista del movimento che si è aggregato durante il primo giorno alla coalizione e non voglio dire che saremo i primi, ma lavoreremo per questo. Perché vedete, questa è una competizione elettorale antipatica, per certi aspetti difficile e complicata. Noi, sono convinto, riusciremo a fare la differenza di proposta, di programma e soprattutto la differenza di comportamento. Noi avremo modo di comunicare ai cittadini, ai nostri concittadini che andranno a votare il 5 di giugno, perché è importante ricordarlo, si voterà soltanto il 5 di giugno nell'unica giornata di domenica. Cercheremo di informare, quindi prima di quella scadenza che sarà importantissima, ma per noi e soprattutto per la città, di informarle nel modo giusto. Perché la competizione elettorale è dura, è difficile ed è complicata? Perché vedete, più si hanno diverse candidature a sindaco, più si comprende bene che c'è un alto tasso di insoddisfazione attorno all'amministrazione uscente. Perché va da sé che se tutti avessero il cittadino o gli altri candidati a sindaco apprezzato, moderato dell'amministrazione uscente, indubbiamente questo non avrebbe detto un canto in maniera alternativa. Ma questa stessa parola alternativa noi la dobbiamo rendere ancora più credibile, perché chi si pone in maniera alternativa deve esserlo non solo nei comportamenti e nella proposta politica amministrativa, deve esserlo soprattutto sulla base dei comportamenti coerenti che ha tenuto in questi anni.